dopo la generazione delle grandi scrittrici nate all'inizio del Novecento, almeno nate nei primi 20 anni del Novecento, le generazioni delle nate del dopoguerra, del primo dopoguerra, tra le due guerre, assumono una presenza ancora più forte, naturalmente, anche, ripeto, come abbiamo detto precedentemente, per ciò che riguarda la maggiore diffusione della scolarità femminile già negli anni del fascismo e poi negli anni successivi, fa sì che nell'orizzonte della scrittura ci sia un panorama veramente vastissimo, incontrollabile, che poi diventa ancora più incontrollabile negli anni successivi. Anzi, si può dire ormai che se guardiamo non solo alla narrativa, ma anche alla poesia, la presenza delle donne nell'ambito della scrittura sta sopravanzando quella dell'universo maschile, in fondo, no? È uno dei territori, soprattutto quello della narrativa, ma anche quello della poesia, no? Dove ormai la presenza delle donne è assolutamente essenziale e determinante da tanti punti di vista, anche perché c'è un fatto che forse nella scrittura l'orizzonte femminile riesce più ad arrivare così al senso dell'interiorità, insomma, no? In fondo, proprio per l'orizzonte sociale, per i caratteri della vita di relazione, no? C'è una maggiore attenzione dell'universo femminile nei riguardi della concretezza dei rapporti interumani, no? Nei riguardi degli aspetti addirittura di ciò che costituisce la base biologica, quasi psicologica del vivere, insomma, no? E questo credo che anche a livello internazionale oggi si può notare, insomma, no? Che mentre così l'orizzonte maschile spesso anche nella letteratura, nella narrativa è spinto di più ad un confronto con le grandi tematiche politiche, per esempio, no? Con la competizione culturale ed economica, no? C'è una capacità dal punto di vista femminile di entrare di più, insomma, nella concretezza della vita di relazione. Ora, proprio per questo, insomma, no? Nella cultura italiana del secondo Novecento e anche degli anni più vicini a noi ci sono tantissime presenze femminili di notevole rilievo, no? Non so, posso ricordare per esempio tra scrittrici che ci hanno lasciato ormai da qualche anno Francesca Sanvitale, che è stata molto attenta per esempio ai rapporti contraddittori tra madre e figlia, per esempio c'è un suo romanzo che si intitola appunto Madre e figlia, altri libri che fanno riferimento alla ce n'è uno che fa riferimento alla concretezza proprio della vita di relazione che si svolge dentro un palazzo della borghesia romana. E quindi la Sanvitale di origine toscana fiorentina, ma poi ha operato gran parte della vita a Roma. Un'altra scrittrice che ci ha lasciato da qualche anno è Fabrizia Ramondino, che è stata molto attenta lei, per esempio, alla specificità del mondo femminile nell'ambiente familiare napoletano, per esempio il romanzo Altenopis, per esempio, un romanzo autobiografico di grande interesse, ma poi lei ha guardato proprio a tanti aspetti proprio della vita di relazione, nell'orizzonte della psicologia, nell'orizzonte della tradizione politica della sinistra, ecco, una scrittrice di grandissimo interesse, no? Dove è molto evidente anche la sua napoletanità, la specificità, diciamo, napoletana della sua esperienza. Una scrittrice invece di tipo diverso, ligure, che nella sua giovinezza è stata in rapporto con un poeta come Camillo Sbarbaro, no? Un poeta attento proprio alle forme emergenti del vivere che si manifestano e si cancellano nel contempo.
questa scrittrice che poi ha seguito molti aspetti, pure lei, della vita familiare, Gina Lagorio. E tra le scrittrici poi di maggior successo anche internazionali, tra le scrittrici tuttora operanti, no, ce n'è una che forse è una delle presenze italiane più note nel mondo, che è Dacia Maraini, no, che ha indagato proprio anche nella fase iniziale il conflitto anche violento, no, tra la presenza della donna e la società circostante, i vincoli della famiglia, la ribellione nei confronti dell'orizzonte familiare. Un esemplare è il titolo di uno dei suoi primi libri, Donna in guerra addirittura. Ma poi ha avuto in anni più recenti un particolare successo, no? Il romanzo su Marianna Ucria, no? Dove siamo nel Settecento, no? Nel Settecento siciliano, riferimento ai luoghi d'origine poi della stessa Maraini, no? Nel Settecento siciliano, se la difficile vita, no? Di una donna che con difficoltà personali, no? Riesce a, costretta a sposare un nobile molto più vecchio, ma riesce a costruire se stessa, no? In lotta con la società, ma affermare il valore della propria personalità nel difficile mondo settecentesco. In fondo oggi la Maraini è una forte presenza femminile, partendo dalla prospettiva femminista degli anni 60 e 70, adesso mette in luce, insomma, il valore della presenza femminile in opposizione fortissima, no, alle violenze continue, no, che nella vita quotidiana ancora, no, si consumano sulle donne. Insomma, no. Questo quindi è un elemento dove la scrittura, no, diventa in un certo senso occasione di intervento politico e sociale.